questo cammino con la mia, ancora non c'è un punto fermo per la vertenza. Noi abbiamo indetto questa conferenza stampa proprio per precisare che di fatto non c'è nessuna forma di sciopero, innanzitutto perché c'è solo un blocco degli straordinari, che sono prestazioni non per forza da sostenere da parte dei lavoratori, ci deve essere una duplice convenienza anche da parte del lavoratore. Tendenzialmente non vogliamo un braccio di ferro, ma stiamo chiedendo soltanto l'applicazione degli accordi e dei contratti praticamente che sono stati sottoscritti in passato e che oggi purtroppo ci rendono difficile la possibilità di espletare il servizio sulla strada. Insomma, abbiamo problemi di organico, abbiamo problemi di logistica, proprio di logistica, anche volendo fare straordinario su 12 ore non c'è la logistica per cambiarsi la camicia, come diceva il collega. Insomma, questi sono problemi che purtroppo, se non si approfitta in questo periodo, bisogna dire in maniera proprio palese, per farli emergere durante il corso dell'anno non danno seguito a nessun tipo di atteggiamento purtroppo da parte di questa amministrazione. Inizia il periodo più importante dell'anno da un punto di vista turistico dell'affluenza. Come si prospetta questo periodo a Salerno? Noi speriamo siamo sempre nella speranza di poter dare comunque il nostro contributo, perché un senso di responsabilità lo abbiamo sempre dato, però questo senso di responsabilità che abbiamo dato anche negli anni passati non deve essere scambiato poi per un momento di stasi, di non discutere di esigenze non del corpo di polizia municipale, ma della città di Salerno, perché noi stiamo discutendo della possibilità di garantire un servizio a una città che si sta evolvendo in modo tale da poterlo garantire in sicurezza. Questa è l'unica cosa. Ecco perché noi abbiamo fatto questa conferenza, perché sembrava che noi facessimo insomma una protesta per il buono passo, cosa che non c'è mai passata neanche, insomma, scusate per anticamera di cervello, insomma, onestamente non era questo, se veramente offensivo, lo dico proprio in maniera espressa, parlare di questo tema. Insomma. Eppure l'attenzione è stata molto focalizzata sulla questione dei buoni pasto e allo stesso tempo l'amministrazione comunale ritiene che il corpo dei vigili urbani sta facendo pressione proprio in questo momento, quando c'è necessità di lavorare e di assicurare il servizio per lucido artista. Guarda, noi per questo abbiamo indietro la conferenza, perché se l'amministrazione ha capito che noi vogliamo protestare per il buono pasto, ha problemi seri di comprendere di che cosa stiamo discutendo, dovrebbe secondo me risedersi a tavola con noi e forse lo facciamo capire, lo possiamo scrivere, insomma, perché noi stiamo chiedendo tutt'altra cosa, stiamo chiedendo di poter garantire anche nei giorni in cui non c'è luce d'artista un servizio adeguato. Per fare questo c'è bisogno di innanzitutto una rivalutazione dell'organico, che preveda forse qualche dirigente in meno come hanno fatto negli ultimi anni e qualche vigile in più. Poi fondamentalmente noi abbiamo negli anni scorsi abbiamo sostenuto questo evento con degli stagionali che oggi non ci sono, e quindi praticamente c'è problema che doveva nascere all'amministrazione forse qualche mese prima, che non l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni, insomma, dall'evento. Insomma, la colpa non la possono scaricare sui sindacati. L'organizzazione, così come si organizza l'evento un anno prima per dove mettere il pinguino, così si dovevano organizzare come fare il servizio in sicurezza, soprattutto perché qua parliamo di sicurezza non solo del lavoratore, ma anche della cittadinanza e del turista che viene a visitare Salerno. Ecco, ora voi avete posto una scadenza: se entro 7 giorni l'amministrazione comunale non giungerà ad un tavolo con voi, che cosa accadrà? Allora, noi non siamo un termine legato, noi speriamo sempre, insomma, che, perché conosciamo anche la loro volontà, di poterci sedere, almeno di poter chiudere una fase precontrattuale, un preaccordo. Chiaro, non è che possiamo chiudere un contratto in 3 giorni, però chiudere degli accordi dove effettivamente venga dato un indirizzo politico di come vuole svolgere nel proseguo il servizio della Polizia Municipale, ci può dare la spunta per scendere, insomma, in strada e cercare di ovviare almeno fino al termine di luce d'artista, insomma, a questo stato di necessità, perché il problema è questo, che noi siamo in uno stato di necessità in una manifestazione che dura da 10 anni, quindi non può essere una situazione non prevedibile, non lo si può considerare così, può essere soltanto probabilmente negligenza da parte di qualcuno. Che cosa sta accadendo? Perché Salerno non può ritenersi veramente una città europea oggi? Soprattutto per un motivo, credo, che l'amministrazione rispetto al passato sta operando scelte che non sono condivise con i lavoratori del Comune di Salerno. Sembra un paradosso, ma in realtà è così. Cioè, le conquiste dell'amministrazione sono legate
indissolubilmente a quelli che sono i dipendenti comunali. Cioè praticamente in questo momento la vertenza dei vigili urbani, ma non riguarda solo i vigili urbani, riguarda tutti i dipendenti comunali. 10 anni fa eravamo 2.000 dipendenti, attualmente siamo 1.000, quindi c'è una riduzione del personale del 50%. Questo naturalmente pende negativamente sul rapporto col territorio, con i cittadini. Quindi non possiamo dare una risposta immediata ai cittadini per un fatto evidente, no? Stringiamo l'obiettivo sulla Polizia Municipale. Da 300 si è giunti a circa 200. Ovviamente è insufficiente per una città come Salerno. Città europea non significa appunto 200 vigili urbani su un territorio come il Comune di Salerno, soprattutto in occasione delle luci d'artista. Di questi 200 consideriamo che una buona parte di questo personale è impiegato negli uffici, presso attività presso il Tribunale, presso altre strutture periferiche del Comune di Salerno, quindi il personale è ridotto notevolmente. Pende anche la mancata assunzione dei 30 ragazzi che erano comunque un palliativo ma rappresentavano un momento importante per la città di Salerno e quindi giovani tra l'altro. Il personale è ormai storico dei vigili urbani, sono una buona parte sopra i 60 anni, quindi c'è una mancata programmazione del fabbisogno del personale da parte dell'amministrazione. Vedete, le pecche sono tante che devono essere affrontate e le organizzazioni sindacali sono più volte hanno manifestato questo dissenso rispetto a certe scelte. Queste manifestazioni che esprimono le organizzazioni sono insomma, evidenti, nel senso che in occasione della luce d'artista è evidente che poi mancando il personale abbiamo difficoltà. 3 turni non possono essere un palliativo per la città per quanto riguarda il personale attualmente in servizio. Cioè, si trova sempre una pezza, tra virgolette, per trovare la soluzione al problema. Il problema va affrontato alla radice, quindi assunzione di personale, programmazione del personale, il fabbisogno del personale, investire sulla materia umana, cosa che non si fa al Comune di Salerno da Boriani. In questa lotta la via è ancora en rose? Diciamo che la via è un po' tortuosa, ma non è riferita solo ai vigili urbani, perché c'è l'abitudine di sminuire le lotte dei lavoratori del pubblico impiego, un po' a livello nazionale e anche a livello locale. È chiaro che non è una lotta per i buoni passi, non è una lotta per lo straordinario, perché la dimostrazione di rinunciare allo straordinario è stata data. Quindi non è una lotta per quanto riguarda il lato economico, ma è una lotta per l'organizzazione del servizio di Polizia Municipale, è una lotta per le assunzioni, non solo nella Polizia Municipale, ma nei settori dei comuni che hanno difficoltà ormai ataviche, visti i pensionamenti che si succedono in questo ente da diversi anni, 50, 60, 70 persone per volta, quindi sono quelli che vengono a mancare, i settori operai, gli impiegati, abbiamo problemi ai tributi, abbiamo problemi all'anagrafe, abbiamo problemi all'annuna, quindi abbiamo problemi nei settori tecnici, urbanistica, opere del lavoro pubblico, i problemi ci sono da tutte le parti. È scoppiato il problema dei vigili urbani perché si strumentalizza sempre sulla lotta. È una lotta per avere una migliore organizzazione del corpo, per avere un regolamento del corpo di polizia municipale che quello che abbiamo adesso risale al 59, avere un orario più consono a questa città, avere più vigili in strada. È chiaro che sappiamo pure che l'amministrazione in questo periodo non può assumere per le varie difficoltà che vengono dai pagamenti dalle imprese e via dicendo, però ci auguriamo che questa lotta possa portare a fare un piano triennale delle assunzioni che possa perlomeno, non dico colmare, ma almeno alleviare un po' il lavoro di questo personale che ormai è quasi tutto sessantenne in questo ente. Ormai i giovani in questo comune ce ne sono pochissimi, come penso in tutti i comuni d'Italia, in tutti i luoghi d'Italia. Però quello che tengo a dire è giusto non rimarcare sempre sul pubblico impiego come se fossimo i nemici di questa città. Noi siamo figli di questa città, siamo nati in questa e vogliamo che questa città migliori sempre. E se ci sono stati dei miglioramenti in questa città è anche merito dei lavoratori del Comune di Salerno, in particolare dei vigili, in particolare del settore tributi, in particolare dell'annuna, dell'anagrafe, tutti i settori di questo ente che fanno sacrifici su sacrifici perché devono colmare il vuoto che si è creato nei settori per il pensionamento dei nostri, diciamo, colleghi. L'unico settore che è stato veramente messo in regola è il settore della dirigenza. In questo comune abbiamo un 40, 35, 40 dipendenti per ogni dirigente, è una cosa un po' anomala in un ente. Quindi non è una lotta solo per il corpo di polizia municipale, ma è una lotta per
per dare un po' di respiro anche ai lavoratori, cercando di fare una razionalizzazione della spesa seria in questo senso, cercando di accorpare qualche settore, cercando di ridurre la dirigenza, cercando di avere anche un beneficio per i lavoratori di categorie intermedie. Questa è la nostra lotta.